Adesso passo la parola a Salvatore Cuoci del comitato Don Peppe Diana, che rappresenta oggi il comitato organizzatore del festival. Grazie Pasquale, intanto un grazie a tutti voi per la presenza e anche per la resistenza, perché voglio dire, il sabato diceva già Pasquale, fa caldo e su questi temi siamo un pochino tutti in affanno ed in rincorsa. Siamo dentro l'alveo del quinto festival dell'impegno civile che parte ormai 5 anni fa e che aveva lo scopo di aprire beni. I beni che una volta erano luoghi di morte diventano luoghi di vita, luoghi di cultura e la cittadinanza, le popolazioni, il quartiere, il rione se ne riappropria, entra dentro i beni, li guarda finalmente, vede che cosa sono, se ne riappropria e lì ci fa cosa? Ci fa teatro, ci fa cultura, si legge un libro, si riunisce la sera, ci gioca, ci manda i figli e diventa un centro culturale, un centro di vita, diventa un centro completamente diverso da quello che era. Questo è stato lo scopo del Festival dell'Impegno Civile, che quest'anno e anche l'anno scorso si è fregiato dell'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, quindi un riconoscimento nazionale della bontà di questa azione e che esce anche dai confini casertani, esce dai confini prettamente locali. C'è già una tappa a Napoli, due tappe a Napoli, c'è la tappa di 15 importantissima per quel centro lì ad Avellino, dove i beni di Graziano e soprattutto vengono ripresi e guarda caso viene fatto un magnificio. I giovani, le donne fanno un magnificio. Questo magnificio, capitano, le dico, c'è già un precontratto con le forze dell'ordine perché fanno maglioni, faranno maglioni per le forze dell'ordine. C'è già una preconvenzione fatta e quindi c'è già la vendita di questi maglioni. Queste sono le cose belle, però. E vengo al dunque, però proprio in questi giorni, in queste settimane, ritorna alla carica, ritorna di nuovo la vendita dei beni confiscati. Ritorna ancora prepotentemente alla ribalta questo tema. Come dire, noi non siamo per il no e basta. Vogliamo anche ragionarne. Quello che però non bisogna svilire è soprattutto l'azione positiva che si fa in questi beni. I beni confiscati diventano beni liberati, diventano beni della collettività. E dentro quei beni c'è anche l'opportunità di fare profitto, di fare economia, quell'economia sociale di cui stiamo lavorando e stiamo facendo, come dire, riunioni da qualche mese, da qualche anno a questa parte. C'è la possibilità che i giovani del territorio guardano a fatti concreti, c'è la possibilità che i giovani possano restare qui a lavorare, c'è la possibilità di non guardare altrove, ma di impegnarsi qui, ora, in questo momento, nelle proprie case, sui propri terreni, quei terreni confiscati che da diversi anni stanno dando dei frutti, quei frutti che sono diventati un pacco alla camorra, quei frutti che sono diventati terra nostra, quei frutti che sono diventati NCO, quei frutti che sono diventati il magnificio, quei frutti che sono diventati. Ecco, questo è la forza dei beni confiscati. E su questo a noi piace ragionare. Più la vendita sì, la vendita no. Queste attività non possono essere svilite, non possono essere ridotte ad un qualcosa per poi far vedere che questo bene se ne siamo disfatti perché non sapevamo che farne. No, noi sappiamo che farne, sappiamo qual è la loro destinazione, sappiamo come poterli utilizzare. Questa è la nostra sfida. La vendita si risolverebbe nel 90% dei casi in darli di nuovo ai camorristi. Questo lo dobbiamo soprattutto evitare, assolutamente. Il nostro impegno che parte in questo Festival dell'Impegno Civile è anche questo: ragionare, fare proposte concrete perché questi beni confiscati vengano, punto, prima liberati e poi affidati. Se ci dovrà essere vendita, parliamone, discutiamone, prendiamo tutte le garanzie possibili e immaginabili, ma è l'ultima spiaggia, è veramente l'ultima spiaggia. Prima vogliamo ragionarne, e ci piace ragionarne, su come li liberiamo e siccome ce ne appropriamo. Ecco, questo è il messaggio che lanciamo anche qui. Questa sera da questo luogo di cultura, da questo luogo dove questa sera presentiamo un libro che io non ho letto, ma
quest'estate lo farò sicuramente, e vi lascio appunto con questa voglia ancora di più di fare, di questa voglia di portare nelle vostre case, nelle vostre comunità, nelle vostre famiglie, nei vostri gruppi, nelle associazioni, questo forte grido di utilizzo dei beni confiscati, questo forte grido di dire si può fare, anche su questo territorio si possono fare cose belle, abbiamo già gli esempi e le dimostrazioni, e farlo con profitto, non soltanto come simbolo. Certo, i simboli sono importanti, ma quei simboli poi devono diventare anche economia, quell'economia sociale di cui noi ci stiamo battendo. Ditelo in giro, fatelo sapere, voi che avete, come dire, una cassa di risonanza anche più ampia, voi che siete scrittori, voi che avete televisioni, chi scrive la pelle, ditelo, è importante, si può fare, questa battaglia la possiamo vincere con l'aiuto di tutti. Grazie.